26 ottobre 1916 nasce François Mitterrand. Dopo aver preso parte alla Resistenza, fu deputato del gruppo Radical Socialista e ministro della Francia d'oltremare dal 1950. Eletto senatore, negli anni 60 fu tra i più accesi oppositori del generale Charles de Gaulle. A partire dal 69 fu l'artefice del rinnovamento del Partito Socialista, di cui divenne segretario generale. Nel 1974 tentò la scalata all'Eliseo e fu sconfitto da Giscard d'Estaing, ma la tenacia venne premiata all'aprirsi del nuovo decennio. Eletto presidente della Repubblica con il sostegno comunista, costituì un governo tutto di sinistra. Poi, a partire dal deludente risultato elettorale del 1986, inventò la coabitazione con un primo ministro conservatore, Jacques Chirac prima, Edouard Balladur poi. Con il passaggio di consegne al successore Chirac, nel maggio 1995 terminava il suo secondo mandato. Malato di cancro da molti anni, morì a Parigi pochi mesi dopo, l'8 gennaio 1996.